E buon pomeriggio a tutti amici sportivi in diretta dall'Avicor Molinari Stadium e dalla CB TV con questa splendida immagine della Curva Nord, una grande coreografia per suggellare questo percorso, questo campionato che ha visto il Campobasso trionfare in questo girone F di Serie D. Salta Di Nardo, un rimpallo che favorisce comunque il numero 6, poi Di Nardo va a lottare, riconquista il pallone, la conclusione di Di Nardo Lombardo. Andare all'uno contro uno, si inserisce in mezzo a due maglie giallorosse, Gonzales, ancora Gonzales, la conclusione di Gonzales, vola Lombardo. Il pallone è buono per Di Nardo, attenzione, il controllo, la conclusione di Di Nardo Lombardo. Ancora pericoloso il Campobasso. Il tocco è corto, Sicignano, Corcione. Traversione sul secondo palo, lo stacco di testa. Burzio. Al limite dell'area. Con Corcione che prova la conclusione. Esposito sicuro. Di Filippo. Il lancio verso Di Nardo che prova ad andare in velocità. Di Nardo ruba il tempo. Di Nardo la conclusione. La parata di Lombardo. Dunque rimessa laterale che sta per battere l'ex Pineto. Di Nardo di testa bonchi del pallone per l'attenzione, la conclusione di Di Nardo l'ha colpita male. Una rimessa laterale battuta dal Termoli a Bonchele, ruba un pallone sanguinoso, è tutto regolare. Maldonado, attenzione, Maldonado prova la conclusione. Maldonado, pallone fuori che può andare sull'uno contro uno. Ancora Di Nardo prova ad andare in velocità. Di Nardo tiene il pallone, la mette in aria, Bonchele non ci arriva. Allontana il Termoli. Lombari prova a fare tutto da solo, ma di prepotenza Lombari il destro preciso. Può provare anche la conclusione, preferisce servire Grandis, la palla per Di Nardo, prova il tiro ma il pallone gli resta troppo dietro. Pacillo in area di rigore, attenzione Pacillo, la mette dentro Grandis. Che occasione per il Campobasso. Recupera palla, può andare De Cerchio da solo, attenzione, larga verso Lombari, siamo sulla sinistra, si accende, pallone sulla destra, prova la conclusione Lombari in due tempi. Lombardo fermato, pone il pallone per Gabrielli, attenzione, ha tanto campo davanti a sé. Gonzales prova a temporeggiare, pallone verso Burzio, attenzione al destro del 32, poi la conclusione, arriva il piattone, il vantaggio del Termoli. Di Nardo apre di prima verso Bonchele, pallone un po' troppo lungo, ci arriva comunque il francese. Si vede anche Parisi, preferisce servire Pontillo, va di prima e la traversone, salta Di Nardo di testa, pallone alto sopra la traversa, peccato, l'aveva colpita bene Antonio Di Nardo. Comunque perfetta o quasi, Parisi viene messo giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Campobasso. La rincorsa di Di Nardo, la conclusione, sei! Antonio Di Nardo, 1-1! Tiov. Hernandez, la conclusione, il palo. Che palo di Burzio. La rincorsa di Luis che ha ereditato la fascia da Gonzales. La traversone, primo palo allontana, poi Sicignano la raccoglie Rasi. Al limite dell'area può provare anche una conclusione. La pensa, la conclusione di Rasi. Pallone fuori di poco. Rasi. Pallone ancora per lui, attenzione, Maldonado, Romero Lombardo, poi Maldonado in area di rigore, attenzione, Maldonado! Palla alta. Dunque terminerà 1-1. E arriva infatti adesso il fischio di Macorin di Pordenone. Termina 1-1 il derby tra Campobasso e Termoli per questa 34esima giornata. Allora, grazie a tutti, però poche parole, devo fare solo una cosa. Grazie mister.
Grazie mister. Abbiamo